Per prima cosa, vi posso dire che abitavamo al sesto piano senza ascensore e che per Madame Rosa, con tutti quei chili che si portava addosso e con due sole gambe, questa era una vera e propria ragione di vita quotidiana, con tutte le preoccupazioni e gli affanni. Ce lo ricordava ogni volta che non si lamentava per qualcos'altro, perché era anche ebrea. Neanche la sua salute era un granché, e vi posso dire sin d'ora che una donna come lei avrebbe meritato un ascensore. Dovevo avere 3 anni quando ho visto Madame Rosa per la prima volta. Prima non si ha memoria e si vive nell'ignoranza, ma la mia ignoranza è finita verso i 3 o 4 anni e certe volte ne sento ancora la mancanza. C'erano molti altri ebrei, arabi e neri a Belleville. Ma Madame Rosa era l'unica che si doveva arrampicare fino al sesto piano. Diceva che un giorno o l'altro ci sarebbe morta per quella scala. E tutti i marmocchi si mettevano a piangere perché si fa sempre così quando muore qualcuno. Eravamo 6 o 7 là dentro. E qualche volta anche di più. All'inizio non sapevo che Madame Rosa si occupava di me soltanto per riscuotere il vaglia alla fine del mese. Quando sono venuto a saperlo, avevo già 6 o 7 anni e per me è stato un colpo sapere che ero a pagamento. Credevo che Madame Rosa mi volesse bene gratis e che ci fosse qualcosa tra noi due. Ci ho pianto su per una notte intera ed è stato il mio primo grande dolore. Madame Rosa si è accorta che ero triste. E mi ha spiegato che la famiglia non significa niente e che ci sono perfino di quelli che vanno in vacanza abbandonando il loro cane legato a un albero e che ogni anno ci sono circa 3.000 cani che muoiono così, senza l'affetto dei loro casi. Mi ha preso sulle ginocchia e mi ha giurato che ero la cosa più cara che aveva al mondo. Ma io ho pensato subito al vaglio. E sono scappato via piangendo. Sono sceso di sotto, nel caffè del signor Driss, e mi sono seduto di fronte al signor Amil, che ha fatto il venditore ambulante di tappeti per tutta la Francia, e ne ha viste di cotte e di crude. Il signor Amil ha dei begli occhi che dispensano del bene tutto intorno. Era già molto vecchio quando l'ho conosciuto, e dopo ha sempre continuato ad invecchiare. Signora Mil, perché sorridete sempre? In questo modo ringrazio ogni giorno Dio per la mia buona memoria, piccolo Momò. Io mi chiamo Mohamed, ma mi chiamano tutti Momò per far prima. 60 anni fa, quando ero giovane, ho incontrato una ragazza che mi ha amato e che ho amato anche io. È andata avanti per 8 mesi. Poi lei ha cambiato casa. E io me ne ricordo ancora 60 anni dopo. Le dicevo, non ti dimenticherò. Passavano gli anni e io non la dimenticavo. Certe volte avevo paura perché avevo ancora molta vita davanti a me. E che promessa potevo mai fare a me stesso, io, povero uomo, se è Dio che tiene in mano la gomma da cancellare. Adesso però sono tranquillo. Non dimenticherò Jamila. Mi resta poco tempo. Morirò prima.